cos'è che possiamo notare? In questo punto almeno due cose. La prima è questo balotto qua, vedete, di questo colore arancione, rosa. Questo balotto evidentemente fa parte di uno dei pinnacoli di lava che stanno qui sopra di noi. Evidentemente si è staccato per effetto dell'erosione, erosione che poi noi adesso andremo a vedere bene là in fondo perché faremo il percorso che passa qui a fianco. Quindi qua si può vedere bene l'effetto dell'erosione che porta poi al distaccamento di questi balotti e alla frammentazione di questi pinnacoli, ma un'altra cosa possiamo notare in questo punto, si nota molto bene, dov'è che si è appoggiato questo balotto? Si è appoggiato sul terreno. Ovviamente un terreno che presenta ancora i segni proprio tipici della colata di lava. Quindi qui possiamo notare proprio come siamo sopra a una colata. Vedete? Qua sembra ancora che la lava sia in movimento. Eccoci qua, nella zona di Roques de Garcia. Questi picchi di lava che adesso andremo a vedere. Siamo nel centro visitatori del Parco Nazionale del Teide, 1954, l'anno di fondazione del parco, l'abbiamo visto prima. In questo centro visitatori possiamo anche ammirare tutto il percorso che hanno fatto queste isole Canarie, in particolare Tenerife, dagli albori, dai primi abitanti che dall'Africa si sono spostati in questo arcipelago, fino all'arrivo degli occidentali e poi fino ai giorni nostri. È un centro molto interessante, anche un bel punto per fare un piccolo ritrovo, un piccolo summit, molto carino. Qui una sosta ve la raccomando, anche perché poi da qua partono due delle escursioni che ho pensato per voi in questi giorni.